Buonasera, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Rieccoci qui nell'ennesimo lunedì, esattamente il diciottesimo lunedì della nuova serie L'Imprenditore e gli altri in ritorno. Eh, con me in studio, sempre il direttore Gianluca. Buonasera, Fabio, buonasera, buonasera a tutti. Sempre il nostro rettore Fortuna. Eh, Fortuna buonasera. oggi lei non mi ha mandato i dati del Covid. Come no? È lei che non l'ha letto caro Bandera. Ecco Quando me l'ha mandati ora? No, io l'ho mandato parecchio tempo fa. Io, io, sinceramente, non vorrei no, fare no, un incidente diplomatico. comunque le farò un riassunto. Sempre. Io non ce l'ho. Pochi, eh. eh, <ride> po pochi tamponi. pochi tamponi, 91.000, più di 12.000 nuovi contagi Il tasso sale alle 13,6. Quindi è sempre in salita purtroppo. Beh, anche se il dato di oggi è poco significativo. Sarà un argomento che tratteremo anche oggi perché oggi facciamo un riepilogo veloce degli ospiti che avremo in studio. Eh, il dottor Giulio Terzi di Sant'Agata, già ambasciatore negli Stati Uniti dal 2008 al 2013 e già ministro degli Esteri del governo Monti seguirà poi il dottor Francesco Vaia, col quale parleremo di vaccini. Direttore sanitario ospedale Spallanzani, ma non soltanto di vaccini, di come facciamo i vaccini, ma anche del vaccino italiano. A che punto è il vaccino italiano e cosa ci possiamo aspettare dal vaccino italiano? Dopo avremo Giovanni Sebastiani, Istituto per le applicazioni del calcolo del CNR, che ci darà dei dati particolari, se non sbaglio. Sull'incidenza del ritorno a scuola e sì. con l'aumento dei contagi. Diciamo che io terra a terra così a taccio <coughs> oserei dire che sarà drammatico. ma È abbastanza. Infatti, tu ce lo dai in maniera... però dicono che non è vero. Sì, dicono che non è vero. Eh, però... Insomma... Ma d'altronde ci sono cose che dobbiamo ancora capire, perché io non sì. ho ancora capito come mai si è potuti andare a votare per un referendum, ma non si potrebbe andare a votare. Vabbè, non lo voglio dire. Mamma Seguirà per ultimo, poi parleremo con il dottor Daniele Preziosi, Daniela, che è giornalista Daniela. di domani. e Sono molto incuriosito perché domani è il nuovo quotidiano di De Benedetti. È Dite Benedetti, no, una giornalista, Daniela, 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 Daniela Preziosi. Preziosi. Daniela, Daniela Preziosi. Chiedo scusa <ride> anticipatamente Vabbè. a Daniela Preziosi. Comunque no, ecco, domani è un, è un quotidiano che mi incuriosisce perché... Un quotidiano che nasce in questo momento, un momento del tutto sì. particolare. Direi. È assolutamente, De Benedetti lascia Repubblica che viene acquisita dal gruppo eh. Fiat, il Cannes, insomma, Gedi sì. sì. eh, eh, e decide di non mollare l'editoria sì. ma di darsi a una nuova avventura. Sarebbe stato domani. bello avere De Benedetti perché dovremmo averlo, perché io vorrei farmelo spiegare Va questo bene. progetto editoriale. De Benedetti mi ha sempre incuriosito come imprenditore, ma veniamo a noi e cominciamo con uno degli argomenti più difficili. Parliamo con il dottor Giulio Terzi di Sant'Agata. Buonasera, buonasera dottore. Buonasera, piacere, piacere, grandissimo essere con voi. Grazie. Sono frequentatore della radio, apprezzo moltissimo il vostro modo di fare comunicazione e di informare il pubblico veramente in modo approfondito. Grazie, grazie, un piacere grazie. Questo, questo è un bellissimo complimento perché poi nasce da una persona che direi... Non si è limitato, mi scusi la battuta, a conoscere Roma-Tivoli, ma ha fatto un giro del mondo molto ampio e quindi ha conosciuto la stampa di diverse nazioni e in particolare forse dove la stampa dovrebbe essere più libera, perché lei è stato negli Stati Uniti dal 2008 al 2013. Sbaglio? Eh, sono stato negli Stati Uniti, sì, diciamo dal 2008, poi dal 2011 al 2013 ho, sono tornato parecchie volte negli Stati Uniti da ministro degli esteri, ma sono state due esperienze, una a New York e una a Washington, eh, fra l'altro da precedenti esperienze, ho passato in totale 15 anni in Nord America. 15 dicono, anni, beh allora, in, in diverse incarnazioni. Non sono un'ora. Ecco, a questo punto io devo farle però subito una domanda, a questo punto direi a bruciapelo di qualcosa che mi ha lasciato senza parole e come tutti sappiamo insomma i fatti dell'ultima settimana eh, presidente uscente che forse ha detto qualche parola di troppo e oggi ancora continua a dire che non andrà nemmeno all'insediamento di biden se non ho capito male no lei che cosa ne pensa così diciamo tanto per iniziare già di questo tipo di atteggiamento ma guardi, io faccio sempre la premessa in questo tipo di discussione: che eh, il presidente degli Stati Uniti, è eletto è, è secondo procedure e leggi dello Stato di diritto americano e della libera democrazia americana, deve essere considerato un, una personalità che è il miglior amico dell'Italia, della nostra politica. È un rapporto talmente forte, antico, solido, che qualsiasi sia il presidente degli Stati Uniti deve essere essere considerato con grande amicizia. Trump ha fatto eh, degli errori, ha, ha fatto una politica per molti versi di grande efficacia sul piano economico, delle linee di politica estera, sia pure fuori dagli stessi. Nel rapporto con la Cina, nel rapporto con Israele, nel lanciare un processo di pace nel Golfo, la pace di Abramo, gli accordi di Abramo, un, un senso della sicurezza nazionale anche sul sull'esplosione della presenza militare che costa moltissimo agli americani ma mi ha scusi, fatto degli errori l, l, a incoraggiare l'attacco al Campidoglio è stato un errore fondamentale ok dottore mi scusi un attimo riusciamo a mettere il collegamento migliore riusciamo migliore a capire eh? perché se no non riusciamo a sentire bene ci dispiace perché le cose che ci stavo dicendo sono molto interessanti certo. però non si possono sentire mozzichi e bocconi oserei dire Certo, io, significativo il discorso. Io poi do domanderò una cosa particolare all'ambasciatore, chiamiamolo l'ambasciatore che mi sembra il più sì, accoppiato sì, di ogni... Diciamo che si rimane a vita l'ambasciatore in, in questo caso. Eh, sono no, i servizi. Una delle cose che a me... Sono i servizi, va bene, ma li facciamo dopo. Una delle cose che a me colpisce molto e che in questo momento mi lascia forse ancora più allibito rispetto a questi matti, oserei dire io, che sono entrati insomma, nel posto sbagliato, è il fatto che uh, Whatsapp, mm. Facebook, uh, Instagram, cioè, hanno deciso, decidano di chiudere la bocca a qualcuno, decidono di stoppare qualcuno perché decidono che questo qualcuno parla troppo e stiamo attenti, decidono di poter stoppare attualmente l'attuale presidente degli Stati, Stati Uniti americano. Cioè, mi domando domando mm. a tutti e due sono più potenti gli stati, sono più potenti i ministri o forse c'è una rivalsa attraverso allora. Quelli sono mezzi di comunicazione. Eh. Sei tu che decidi di entrare in quell'azienda per comunicare al mondo, quella è un'azienda privata, e loro dicono: se tu entri nella mia azienda gratuitamente, sì. perché io non ti chiedo sì. nessun, nessun soldo per comunicare, però se io a un certo punto valuto che quello che stai dicendo è pericoloso da un punto di vista dell'ordine pubblico, da un punto di vista della cultura democratica, ti chiudo il, il profilo. Allora, io da una parte ritengo che questo è, ovviamente rientra nelle facoltà. Sì, però attenzione, se chiudono il profilo a Bandecchi Stefano va bene. Sì, perché chiudo... Bandecchi Stefano può essere un malato di mente e va bene. Non ho nessuna carica istituzionale. Domani mattina decidessero di chiudere il profilo al presidente della Repubblica Italiana o che ne so io, a un onorevole qualsiasi stiamo a direi attento. che questo è un caso limite. Eh, eh, ma è un caso è limite stato con l'attuale presidente degli Stati Uniti che ha avuto 75 milioni di voti, 78, io non so, ma, ma, 78. Non è, ma non è quello, è, eh. è la gravità dei comportamenti che ha accumulato negli ultimi giorni. Secondo me. Eh, ha influenzato. E un'azienda privata decide per conto suo. Forse eh, io posso capire che lo decide un, un giudice, lo decide l'autorità giudiziaria, Beh, lo decide la politica. Però, però, lo so, però ti... ha ragione, però l'azienda essendo privata. Eh a facoltà di... Eh, ma nascono secondo capito. me tanti altri Comunque aspetti. L'azienda privata gestisce i miei dati, il mio profilo, le sì. mie fotografie, Chiaro la mia vita è. e allora bisogna cominciare a cambiare tutta una serie di andazzi. Forse la Quindi bisogna così. cominciare a dire che ogni azienda privata allora, deve avere un milione di utenti. La no, ma è stata anche fatta polemica perché c'è stata una discrepanza tra alcuni leader politici, ad esempio in Iran o in altri sì. luoghi del mondo dove la democrazia non è florida. Che si sono lasciati andare, ad esempio, ad apprezzamenti nei confronti di Israele molto eh. duri, e lì non hanno chiuso eh. il profilo. Eh. Quindi, effettivamente eh, c'è qualche Quindi. cosa da questo punto di vista che non è stato democraticamente applicato no, per No, Ma tutti. non è soltanto un fattore di democrazia eh, momentanea, è proprio un fattore di la base della democrazia. Perché doveva essere un magistrato, doveva essere l'autorità giudiziaria, la parte politica a decidere di interrompere qualcosa perché domani mattina potremmo chiudere la bocca uh, a Renzi, domani mattina potremmo chiudere la bocca a Salvini, domani mattina quando potremmo... Quando c'è una dichiarazione per cui me... eh. che mette in pericolo la Ma la, la politica va oltre. Però è giusto quello che la dice. La politica va me. oltre, perché ricordiamoci che l'immunità parlamentare nasce no, per, sì. Poter, per sì. far sì che un politico possa esprimere un'idea. Io non sono un trampiano, ma non mi vorrei trovare domani mattina a vedere un onorevole italiano arrestato certo. in manetta, insomma. Vabbè, siamo riusciti a ripristinare il collegamento? No. No. Oggi no. siamo molto fortunati. Eh. Comunque, detto questo, detto questo. Eh... E quindi... Prego. No, ma io direi che il ragionamento è corretto, quello che fa lei. Però, eh, indubbiamente, siamo di fronte a una cosa grave proprio perché viene da una persona che... Influenza, è inutile, è inutile girarci intorno ai <ride> comportamenti altrui Scusate, gli lasciamo la valigetta con i codici per sparare missili nucleari in tutto il sì, mondo, vabbè, però quello, gli chiudiamo. No, quello non può... lo può fare Twitter, cioè quello lo deve fare veramente. Chi lo no, deve ma provare. Twitter, secondo me, non doveva fare nemmeno questo gesto. Io, sinceramente, trovo. Perché torno a ripetermi su quello che ho già detto. Se ogni privato. Scusi, lettore, sì, 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 certo. lei domani mattina mica può prendere uno studente della sua università e mandarlo a casa, ci deve avere dei motivi. Eh, sì, però qui il motivo c'è cioè, pericolo della collettività. Ma, per la collettività. ma voglio dire, ci cioè deve avere sì, dei motivi sì, e no, questi ma... motivi devono essere convalidati da uno, un piccolo tribunale Bisogne... interno dove Bisogne... lo studente si ecco, può difendere. bisognerebbe anche leggere Bandetti eh. per completezza di informazione e di visione ciò che dice il contratto, perché comunque. Ci sono delle regole che noi accettiamo quando entriamo sui social uh, media e sì, quindi nel contratto c'è sicuramente. sicuramente questo: che unilateralmente uh. la eh, società eh, titolare del, dell'azienda può rescindere, può eh, bloccarti. Ci sarà scritto sicuramente e, e noi lo accettiamo quando non leggendo accettiamo le clausole contrattuali che sì, poi co sia giusto o meno. Per carità. Allora, è un precedente estremo sulla base di una situazione estrema, ma è un precedente che sicuramente insomma, eh, fa discutere proprio perché in ballo c'è la libertà di espressione, sì, 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 certo. che è sicuramente ma la libertà di espressione politica. politica che tutti noi abbiamo riputato eccessiva da parte del presidente Trump no, e sicuramente ha no, no, generato no, 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 no. un Trump effetto. Ha sbagliato, ha creato una situazione imbarazzante, Invece... soprattutto secondo me sì. ha aperto anche. Un barattolo dal quale sono usciti dei mostri che non rientreranno facilmente. No. Nel barattolo, cioè, lui ha rotto un sistema sociale che reggeva perfettamente, con un equilibrio esatto. E questa democrazia, questo sistema esatto, è stato interrotto. E lui ha continuato a dire: Sì, va bene, un altro verrà al mio posto, ma la battaglia non è finita. Quindi per me. C'è un problema grave. Sì, però la battaglia non è finita, ma d'altronde hanno fatto tutte le indagini del caso i vari, i vari magistrati no, no, americani ma... e, e ha continuato. Sì. Cioè, il comportamento no, è non, stato. Non ho, non ho detto che lui sì. ha vinto le elezioni. Lui dice: La battaglia non è finita, perché lui dice: Io voglio. Ritornare a farmi leggere fra quattro anni. I Ma così si è bruciato, però, secondo me. Eh, non lo so, per, rettore, perché. Secondo me i, sì, Dei 78 milioni, una metà, visto mh, il comportamento. Non dicono avuto. così i sondaggi americani. Ah, no. I sondaggi statunitensi no. dicono che la gran parte dell'elettorato di Trump non condivide quello che è accaduto, nello specifico. Non avrebbe mai fatto una cosa del genere, però sta ancora dalla parte di Trump. Attenzione, perché Trump ha fidelizzato molto il suo Sentiamo. elettorato. Ok, abbiamo. L'ambasciatore terzi. Di nuovo con noi. Se Rieccoci. mi sentite, grazie. Sì. Mi eh. dispiace per questo piccolo... No, no, no eh. ci mancherebbe. Sono cose che succedono purtroppo in questo momento poi storico, dove, dove internet è diventato padrone <ride> di tutti noi, quindi stasera e la sera tutti sono collegati. No, stavamo parlando in studio di alcune situazioni proprio accadute negli Stati Uniti. Eh, quella che più ci ha colpito è, per esempio, WhatsApp che ha interrotto ha tagliato la voce Twitter. Uh, Twitter, Twitter, Scusate, ha tagliato la Twitter. voce al presidente attuale va bene, a Trump che dice vabbè è vero sì. ha fatto una serie di cose che forse non sono eleganti però può un'azienda privata entrare così a gamba tesa in una forma politica poi di espressione Insomma, 78 milioni di americani hanno votato quest'uomo pur non condividendo noi le sue scelte però ci siamo posti questa domanda, secondo lei non si è aperta un, uno scenario diverso nuovo? Guardi, è, è, un è un dibattito estremamente intenso in questo momento, estremamente intenso in tutto il mondo ed è bene che questo dibattito lo si faccia e vada in profondità. Il primo emendamento della Costituzione americana dice che la libertà di espressione, di parola, di pensiero è totalmente garantita secondo le decisioni del congresso americano. È eh, eh, quindi una, eh, un, un diritto, ma i costituzionalisti lo potranno spiegare meglio di quanto possa spiegarlo io, che ho raccolto queste indicazioni da dibattiti che seguo continuamente fra amici americani. È un diritto che sì esiste, ma come tutti i diritti, deve essere la luce delle norme, della sicurezza, della tutela dei cittadini americani. Quindi è, è vero che inserire in una realtà di azienda privata, per quanto possa essere potente, un condizionamento così forte, deciso da privati, dai proprietari delle piattaforme, che con questa loro decisione vanno a incidere, a influire negativamente sulla libertà di un dibattito politico, questo certo. è un dato negativo, certo. negativo è forse è... ancora più che siano questi grandi gruppi a prestarsi gruppi di risonanza, quelle che chiamano le eco chamber, queste bolle nelle quali le persone Seguono soltanto le persone che stanno dalla loro parte o i trolls o i bot che vengono alimentati da intelligenza artificiale, magari anche dall'esterno, non soltanto da, all'interno dei paesi, che siano questi grandi potentati a condizionare. Quindi, un, bisogna, entra, bisogna che i governi, i parlamenti e, e, le, e le forze politiche entrino in questo certo, discorso certo. del monopolio dell'informazione sui social da parte di potentati miliardari. Ambasciatore, io mi sono permesso di dire che Trump poteva anche essere interrotto, ma serviva un'autorità giudiziaria, serviva un'espressione politica del nuovo presidente, che serviva qualcosa in più di un'azienda privata che... Perché mi viene un po' in mente di dire questo. Se in questa televisione domani mattina cominciassimo a fare tribune elettorali, decidendo che una parte politica non viene a parlare perché a nostro avviso dice delle cose sciocche, eh, noi saremmo anche puniti dal garante. Perché dovremmo dare parità di spazio a tutte e due voce, le chiaro, voci. Eppure una delle due voci potrebbe dire cose forse anche assurde, ma siccome esprime. Un'idea politica che sarà seguita da un tot numero di cittadini deve venire qua e deve parlare, avere pari dignità rispetto agli altri. Gli altri avranno modo di far capire al popolo che quelle, quella parte politica esprime concetti sbagliati. Insomma, morale della favola: queste grandi imprese che hanno un miliardo di persone collegate nel mondo che possono spostare. I pensieri a livello globale e mondiale possono oggi ragionare indipendentemente rispetto alla politica e rispetto alla, alla magistratura? Cioè ragiona un imprenditore, Beh, la, la assolutamente, risposta... assolutamente no. E sa perché non possono anche? Per un problema di sicurezza nazionale. Perché qui parliamo di grazie a tutti per un problema che che di sicurezza nazionale. una lotta all'interno. All del sistema politico americano, ma ci sono le influenze esterne potentissime da 4-5 anni, sempre più massicce: la Cina, la Russia, l'Iran, certo. che interferiscono nel dibattito a ah, senso unico, perché poi l'America non è, questi gruppi non possono fare lo stesso dall'altra parte, certo. perché ci sono le grandi muraglie del firewall cinese e altre cose, quindi è un discorso perdente se non viene regolato dai governi. Esatto. Ma va regolato per anche regolare. perché potrebbe succedere che un giorno uno decide, siccome ha preso 10 miliardi da qualche stato nemico, di chiudere perché secondo lui ciò che è stato detto era sbagliato. Cioè è assurdo accettare passivamente questa cosa. Perché, scusatemi, la cosa voglio dire una, una cosa brutta. Secondo me, veramente l'uomo più pazzo del mondo, se però ha un seguito e fa politica non può essere interrotto banalmente da un'azienda privata. Sì, sì. sì però c'è anche il discorso sì. fondamentale che ha fatto prima lei quando l'ambasciatore non era collegato che adesso l'ambasciatore in sostanza con forza ha ribadito: manca una regolamentazione che disciplini in modo uniforme certo. nei vari paesi e di contro io credo, ambasciatore, perché parlando questo mi è venuto in mente, che come qualsiasi forma di rapporto c'è eh, sottostante un contratto che prevede la possibilità di blocco del, eh, del canale quindi ah, insomma ma io non credo puoi ci considerare bandecchi e Trump sullo stesso livello? Eh lo livello. so però quando un contratto <ride> no. è stipulato singolarmente eh, tu sei un utente. Sì, sì ho capito però Trump è un ma, utente ma, un ma po' vedi, diverso. Vedi, se, se posso, posso un'altra osservazione certo. il discorso forse appare più chiaro quando si passa al ragionamento sulle forme di radicalizzazione estremista, prendiamo musulmana, sì. ma anche di altra natura, anche di. Uh, folli che appartengono a sette che fanno sì. delle, le cose le, le, più, le più paurose. Ora, questo tipo di radicalizza... radicalizzazione cosa vuol dire? Vuol dire cercare degli affiliati, trovare casse di risonanza anche lì, vendere delle teorie magari che Bin Laden non è stato, uc non è stato ucciso in un'operazione militare, ma è stato fatto in uno studio televisivo, teoria di QAnon, di altri gruppi. Vabbè, questo è. È un po' di fuori del discorso di islamico e di altra natura, ma prendiamo la cosa del terrorismo e radicalizzazione islamica. È evidente che lo Stato deve poter intervenire per cercare di eliminare queste forme, cioè i canali non possono essere le, le piattaforme informatiche, non possono essere le piattaforme che servono allo Stato islamico. Abbiamo visto con quanta capacità lo Stato islamico operava nel sistema certo. di reclutamento. Quindi, se vediamo questi aspetti, per questo parlavo di sicurezza nazionale, vediamo quanto sia importante la necessità che lo Stato e i Parlamenti intervengano su questo Nel mondo libero, ovviamente, perché dall'altra parte non è possibile. Ambasciatore mi permetta solo due battute e poi passo la parola a Gianluca Fabi. Dico eh, i proprietari di queste piattaforme permettono a chiunque di spiegare come si fa una bomba atomica in casa, però poi interrompono Trump ora. Non so se è più pericolosa la bomba atomica o Trump, forse sono pericolosi allo stesso modo. Dico però, se sei così solerte interrompiamo tutte e due. Insomma. Oppure addirittura abbiamo visto filmati come si. scusatevi lo devo dire, tanto sono i bambini saranno a letto. Ma come si sgozza un uomo facendolo soffrire. Firmati che sono rimasti sulle piattaforme per mesi. Quindi sì, sì, no, ma... io voglio dire, se sono così bravi questi, questi signori interrompessero anche queste brutalità perché queste sono brutalità vere probabilmente ha risentito anche proprio della vicinanza tra azienda e, e, e luogo fisico probabilmente ha il fatto che gli hanno fatto pagare anche le tasse perché io voglio qui vabbè, la, quello... la posso dire. Eh, ricordiamoci che sono partiti dall'Irlanda per tornare negli Stati Uniti sì, perché sì. pagano le tasse negli Stati Uniti ricordiamoci che le grandi piattaforme hanno delle certo. cause pesanti in questo momento c'è anche questo vogliamo... Andiamo avanti. Ambasciatore, sulla stretta attualità, oggi i deputati democratici hanno presentato la risoluzione per la rimozione di, di Trump, no? utilizzando tra l'altro quello che c'è scritto nel, nel 25 emendamento, quindi non è più capace di portare avanti la nazione, eccetera, eccetera. Ehm, dal punto di vista del ragionamento politico è una mossa, diciamo rischiosa, poteva essere diciamo più ponderata, nel senso che oggi l'FBI per esempio ha detto attenzione perché se ciò accadesse il 17 gennaio ci potrebbero essere delle proteste anche insomma, abbastanza pesanti a favore, a favore di Trump. Secondo lei andava fatto un ragionamento cautelativo rispetto a questo tipo di opzione, visto che insomma, Trump ha ancora un movimento attorno a sé? abbastanza agitato ecco dal punto di vista delle piazze. Ma, ma, ma vede il, il Financial Times oggi in prima pagina nel suo uh, spazietto sui sondaggi che viene sempre fatto molto bene riporta un sondaggio dell'ottobre scorso dice, di tre mesi fa sul timore del rischio di violenza nell'elettorato americano sia repubblicano che democratico è la prima linea entrambi i, i settori democratico e repubblicano a, si sono pronunciati all'85-90% dicendo c'è un rischio di violenza molto forte in occasione delle elezioni. Questo rischio, adesso con questa mossa sull'impeachment, è chiaro che non si attenua, è il contrario. Io ho la sensazione però che questa dell'impeachment, la pelosi, sappiamo che il primo impeachment era molto riluttante a portarlo avanti. Adesso ci sono altri. Eh, parlamentari, congressmen democratici soprattutto che non hanno intenzione anche perché Biden ha fatto capire che lui si brucierebbe gli interi 100 giorni anziché fare cose concrete del suo programma sì. dovrebbe entrare nella polemica quotidiana che riguarda l'impeachment portato avanti soprattutto dai democratici certo. Quindi, io credo che sia piuttosto una mossa politica, cioè cercare di stanare, se mi consentite il termine, un brutto termine riferito a un vicepresidente, vicepresidente Pence, convincere Pence a utilizzare il venticinquesimo eh, emendamento, quindi... Entrare e, e ottenere magari, grazie a questo, le dimissioni anche spontanee, magari il giorno prima di Trump, conceder la grazia a Trump e ad alcuni dei suoi familiari che potrebbero essere oggetto di un'incriminazione da parte della, della magistratura federale e così risolvere e, fa, e, e attenuare. Questa è una sensazione che io ho da un po' di ore, che eh, non lo so, potrebbe anche essere un'ipotesi. Un Ambasciatore. Se Pence riesce a convincere Trump a dimettersi il giorno prima, io penso che sarebbe più facile insegnare a Trump a volare. E <ride> Secondo me no, potrebbe, potrebbero avere delle soluzioni diverse. Poi gli danno la grazia uguale. No, 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 però... no ma ho, ho dimenticato una cosa dimettersi perché poi lo grazia. Eh, no, ho capito. Però io avevo, ho, ho letto. Quindi si ho letto che lui potrebbe. Trump potrebbe autograziarsi prima di uscire. Sì. È vero o falso? complicato. E, e credo che sia molto discutibile questo. Tutto eh, però, è, non maio, la fine complicato. Eh, eh, però ho sì, letto sì. questo tipo di situazione: è complicato perché oggettivamente è complicato il presidente. Scrivo un fogliettino di carta, sono graziato, ci mettono una firma e ha credo, credo che non sia mai avvenuto no. e si aprirebbe anche questo, giudizi della Corte Suprema, che abbiamo visto non si manifesta automaticamente a favore di Trump, neanche se ha sei su giudici di tendenza conservatrice e certo. soltanto tre di tendenza democratica. Senta, ambasciatore, facciamo finta che Trump è il passato e Biden adesso è il presidente degli Stati Uniti, siamo andati oltre, ma Biden porterà diciamo giovamento a livello geopolitico e di dialettica politica all'Europa? Eh, lei pensa che potrebbe accadere questo, c'è cioè una nuova stagione dei rapporti tra Stati Uniti ed Europa. una domanda ma io ma, aggiungiamo una piccola domanda alla domanda. L'Inghilterra con Biden tornerà in Europa o resterà fuori dall'Europa? Eh. No, l'Inghilterra. Le, le, lei diceva: Vorrei vedere Johnson che vola. Eh, potremmo riferire la stessa battuta. Tutti gli inglesi volare insieme. Anche, è no, possibile. Okay, però, però, però a me ha colpito che il leader europeo più duro sulla questione di diciamo, questa attività che è stata definita di insorgenza di una folla contro il congresso americano è stato Johnson il più, più grande amico, sostenitore e beneficiato anche da Trump. Ricordiamoci la campagna pro-Brexit fa, fatta da Trump, non è stata risolutiva, ma è chiaro che l'Inghilterra aveva un rapporto. L'Inghilterra, eh. uscita da, da questa cosa della Brexit, eh, è destinata a mantenere una base fortissima, adesso non entro in questo discorso perché la, la fa lunga, ma tornando alle questioni di sicurezza, difesa, ma anche addirittura le questioni di finanza, le questioni di vendita di azioni, di futures, non sarà poi così massacrata, come, come quello che si crede, almeno vedendo la reazione dei mercati. Il futuro di Biden, bene per l'Europa, è da aspettarci da Biden un atteggiamento meno brutale su alcune cose. Io ricordo sempre la, il vertice atlantico, del, del, il primo vertice atlantico di, di Trump, dove è entrato in sala dicendo che voleva e l'ha raccontato John Bolton nel suo libro di memorie. Voleva in quel vertice entrare in sala e dire: Se voi non pagate almeno il 5% dei vostri bilanci nazionali, addirittura il doppio di quello che gli europei si erano impegnati e poi che non hanno pagato, io, le, le, gli Stati Uniti escono dall'Alleanza Atlantica. Dopodiché questo non l'ha fatto, ma John Bolton l'ha riferito e nessuno l'ha smentito. Nei confronti degli europei, Biden avrà un atteggiamento più eh, di. Eh, di negoziato, di, di approfondimento. Non sarà molto tenero, perché è una, è una persona che ha una, sua, eh, è, è una grande capacità di negoziare, è un politico consumatissimo, quindi conosce tutte le astuzie eh, del mestiere per il bene e anche per il non bene. Ma c'è una cosa eh, sulla quale è importante che gli europei capiscano: eh, l'atteggiamento di Biden sulla Cina sarà in modi diversi, con toni diversi, Identico. altrettanto duro e forse ancora certo, più duro certo. di quello di Trump, perché sarà un atteggiamento molto coerente. Gli europei e gli europei incredibilmente hanno fatto a Biden un enorme sgarro firmando l'accordo sugli investimenti, investimenti nonostante che Biden, nemmeno. Sullivan e tutti i suoi avessero chiesto alla Merkel e a Macron di aspettare due settimane. Per fare una piattaforma e mettere una posizione di pressione sulla Cina insieme. Non l'hanno fatto. Questo è uno sbaglio strategico sì. dell'Europa. L'America non può indebolirsi nel Pacifico. Gli europei non possono indebolire l'America nel Pacifico e pensare che l'America li protegga militarmente nell'Atlantico. No, ma mi permetto di dire anche che l'errore è pensare di trovare un'alleanza con la Cina e non con gli Stati Uniti. Perché vede, noi siamo qui oggi a parlare. Se è giusto o non giusto interrompere un presidente attuale degli Stati Uniti su una piattaforma informatica. Stiamo qui parlando democraticamente su chi è entrato nel palazzo sbagliato, perché e per come. Beh, dovremmo anche riuscire a ricordarci che invece in Cina, senza troppe parole, hanno arrestato 65 persone la scorsa settimana, le hanno sì. messe in manette e le hanno portate via perché si sono permesse di dire che. E la cosa che più mi ha colpito che hanno preso il proprietario, proprietario è una battuta perché in Cina nessuno è proprietario di niente, a questo punto la dimostrazione è stata proprio con il trallinette proprietario di Alibaba, Jackman, Jackman, e, Alibaba. Sì, e lo hanno praticamente portato via, ma la cosa più assurda è che lo stanno riprogrammando perché il partito ha detto lo stiamo riprogrammando. <ride> Ora io sinceramente prima di fare un accordo con la Cina ci avrei pensato due minuti, è vero che la Merkel è una grande statista ma qui ha fatto un grande errore e per questo Pasciatore la, propria... la, la, legge, la legge sulla sicurezza nazionale si applica anche agli stranieri che non stanno neanche a Hong Kong c'è cioè certo. un deputato irlandese che, che ha subito un'incriminazione una richiesta di incriminazione da parte de, di Pechino in base alla legge sulla sicurezza nazionale se io questa sera parlo male della Cina potrei essere incriminato se a Pechino qualcuno pensa che io ledo la loro sicurezza nazionale ecco vedete eh. voglio aggiungere una cosa io ho una uh, azienda in Cina e quindi a questo punto il uh, discorso sulla Cina è finito va tutto bene così <ride> Ah, cioè, no, a siamo, siamo a questo livello, no? Sì. Ma è una battuta la mia, ma siamo a questo livello perché potrei anch'io arrivare esatto. in Cina e restare lì i prossimi 45 anni. Tra l'altro, la propaganda cinese, ambasciatore, continua a dire che il virus si è sviluppato in Italia. Eh, lei ultimamente ha fatto anche un tweet su questa cosa. Io non capisco come, in, neanche nei paesi più poveri e più piccoli del mondo se si dicono queste cose contro il paese in questione i governanti reagiscono. Noi possiamo prendere ceffoni dai cinesi, non da altri paesi perché poi sì. reagiamo, ma con i cinesi prendiamo qualsiasi tipo di sgarro e di maltrattamento e nessuno dice mai niente. Ambasciatore aspettiamo allora qualche annetto, diciamo due anni e vedrai che qualcuno parlerà dopo. Perché non esiste questa storia? No, questa è una mia idea. Va bene, detto questo, io la ringrazio Grazie. per la sua gentilezza, per il suo non squisito ringrazio. modo di comunicare e di spiegarci cose da un punto di vista direi no. diplomatico molto interessanti. Se non la disturbiamo, non prossimamente ringrazio. continueremo a parlare di questi argomenti. Perché io vorrei approfondire argomento Inghilterra e argomento Cina a questo punto. Ma devono avere un capitolo a parte perché Europa e Cina non possono stare contro gli Stati Uniti e non possono, come ha detto lei, creare questo imbarazzo al nuovo presidente degli Stati Uniti. Bene, grazie, ambasciatore. Con molto piacere, grazie. grazie Intanto, ambasciatore, le auguro una buona notte. Arrivederla. Arrivederla <ride> anche a lei. Arrivederci. 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 Bene, bene, bene. È stata una chiacchierata molto interessante, Oseverina. Sì, sì. eh? Interessante perché una, una, visione, una visione, devo dire, posso usare un termine che forse. Non vuole essere, come dire, no, acuta. Assolutamente acuta. acuta. Io voglio, perché, però il termine esatto. Acuta, anche immediata, molto comprensibile. Immediata e acuta, va bene, ok. Esiste. A questo punto io andrei in pubblicità per due secondi e poi avremo qua in studio, e sono, direi, orgoglioso di poterlo dire, avremo qua in studio il dottor Francesco Vaia. Il dottor Francesco Vaia è eh, il direttore sanitario dell'ospedale Spallanzani ma è anche l'uomo che sta seguendo non solo le vaccinazioni ma la ricerca sul nuovo vaccino italiano ed è una cosa che mi interessa molto perché una sola vaccinazione ci hanno detto potrebbe bastare per immunizzare anziché due ed è una cosa estremamente importante ma ne parliamo tra un minuto un minuto e trenta di pubblicità e poi torniamo in onda mm.